Ciao guaglio, ciao guaglio, ma non voglio imitare chi dice già ciao guaglio, chi dice ciao guaglio. In effetti mi sembra che Peppone Cuore Azzurro faccia ciao guaglio, quindi non lo so, ancora devo trovare un mio saluto personalizzato. Ciao bastardi, ecco, va meglio, dunque, oggi facciamo una cosa simpatica. Ho già recensito sul blog a grandi linee Red Bull 64 Bars in una storia di Z. Avevo pensato, oddio, sto uscendo fuori col nuovo disco e già mi stavo arrapando, ma poi invece sono vari artisti. Non so cosa sia Red Bull 64 Bars, immagino che sia una roba sponsorizzata dalla Red Bull, una bevanda che io non bevo, che ho bevuto qualche volta in vita mia, non mi è mai particolarmente piaciuta, anzi, diciamo che mi ha fatto schifo. Cazzo me ne fotte a me delle palle del toro. Vabbè, scherzi a parte. Che poi ci è fatto con la palle del toro. Sì. Poi la saranno delle cazzate, suppongo. Comunque fa schifo. Scrivete nei commenti se anche voi fa schifo. O se vi piace. Ma non è questa la cosa importante. Ma il rap. E devo dire che già dal primo pezzo il buon Ernia straspacca. Andiamo! Lewandowski 7. Sport, un gioco. No, scusate, C'è un 8. nuovo rapper in città. È una narrativa uguale a quella di tutti gli altri. Tipo, frate, fatti il cazzo pure dopo entra nella stanza. Una volta per tutte, chiavati tua mamma un po', come dice Speranza. Rapper con la mia cultura furbo. O levo gli organi a un altro pagliaccio, tipo l'allegro chirurgo. Ora vota professione. Tra l'altro voglio dire al buon Ernia, che non vedrà mai questo video, forse lo vedrà un giorno, chissà. Ciao Ernietto, sei tra i nuovi che sei più famosi, sei uno dei miei preferiti. Diciamo che ovviamente il primo è Ize, ue. Comunque, adesso, dopo Ernia c'è l'altro dei miei preferiti, da quelli nuovi, sempre tra i più famosi, perché se devo citare i meno famosi sono altri. Tipo, vabbè, come ben sapete, Lanscan e compagnia. Comunque, l'altro è Rcomi, Cuore Tollari. Rcomi è, come ho detto, un altro dei miei prefe. Sì, questo è Rcomi, bella Junior, bella Red Bull. Spero ascolti, io sono passato tra i tuoni, il vento e la neve, solo per trovarla sveglia e parlare del più e del meno. Lagaci, sì, mi puoi trovare dentro un van con Joe che guida e dà il controllo. Possiamo dire che il buon Mirko abbia spaccato, anche se non ancora non ho sentito il nuovo disco. Quello lì che dicono che sia tutto uno schifo, che abbia cambiato stile, che sia diventato una roba più indie. Non l'ho ancora sentito, devo ammetterlo. Taxi Driver non l'ho ancora sentito, non l'ho ancora sentito. Però devo rimediare sicuramente, ma rimedierò, però ho altre robe da sentire, quindi. Comunque, rap tutorial Gerolier, non so come cazzo si dica. Ecco, le basi sono tutte belle, però a me sto Geolier che la prima volta che lo sento non è che mi abbia entusiasmato più di tanto. Non mi piace il napoletano rappato, sapete? Forse l'unico che mi piace che lo fa è Clementino, che lo fa ogni tanto, lo fa tutto il tempo. Infatti a me Rocco Hunter. Che poi Rocco Hunter si può dire. Avete presente King Supreme? Cioè, non l'ho pensato solo io nel corso degli anni, lo so. Cioè, che cazzo ci entrava a fare Rocco Hunter in King Supreme? Solo perché è diventato famosino. Sti cazzi. Cazzo. Cioè, non c'entrava un cazzo, ma neanche la voce è abbastanza. Perché si può dire che chi era veramente con la voce hardcore, cioè sono pochi, ok, non è che bassi maestro, però mica bassi maestro in quel pezzo, cioè. E poi bassi maestro, mica cazzi. Comunque, non parliamo di Rocco Hunter, andiamo alla prossima, la prossima volta di Jimmy Tates, che mi è piaciuta assai anche questa, del buon Davide. Yeah. Vabbè, buon Davide, Jimmy Tights. Devo dire che i primi tempi non mi piaceva più di tanto, poi nel corso degli anni mi è piaciuto sempre di più. Soprattutto alcuni feat.
Anche se altri feat invece non mi è piaciuto, tipo avete presente River Phoenix, il disco Indaco di Enigma, ecco là, non mi è piaciuto per niente. Ma no, vabbè, ci può anche stare. Bella Red Bull. Oddio, poi in alcuni casi mi piace, in altri no, poi sempre nei feat, lui mi piace, Jerry Dice. Bella Galbraith. Ma c'è anche Galbraith. Degli hot dog, con sta merda mi compro un castello nel bosco. Un cervello se posso, c'ho la pelle dell'orso. Mi fa male la testa, forse il cervello più grosso. Non è che non mi piacete, non vi sento piuttosto. Frate, non vi meno sparo con la pena l'inchiostro. Cioè, altro pezzo che sta spacca i culi, signori, 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 questo lavoro mi è piaciuto assai. Andiamo a dare. Che vuoi fare il matto? Fallo la prossima volta. Questa merda tramo gli ostacoli, wow. Non ci fermiamo ai semafori, no. Lo stato è una piovra e gli taglio i tentacoli. Il cuore fa. Ecco, in questo pezzo mi è piaciuto poi Carbray perché di solito non mi piace Carbray, ve lo dico. Anche se ci sono alcuni pezzi pure di lui che non sono male. Però quando fa tipo delle robe moscettine, non lo so, mi piace più questo qualcosa del genere piuttosto che. Vabbè. Dovrei approfondire di più anche il buon Galbraith, devo dire. Chissà se, perché l'ho solo sentito sporadicamente, quindi. Appunto, in apparizioni come queste, oppure in 06 di Frenetic Orange. Poi altre robe che non. Tipo quella del pezzo con Francesca Michelin e Fabi Fibra. Ma abbastanza sporadicamente. Andiamo avanti. Blanco, Dio perdoni. Se ci sei, se non fa un culo mi arrangio da solo. Faccio un casino che poi scende il cielo dal cielo sereno. Viene una tempesta, mi chiudo in casa, poi mi scopo questa. Mischiando amore e violenza. Ah sì, ecco questo non mi è piaciuto, il mio scopo è questo, scopo il pezzo è tutto più o meno là, così. Vabbè, comunque, non mi è piaciuto in realtà, sto blanco, non so chi sia, non la prima volta che l'ho sentito, magari spacca i culi, poi magari anche questo ragazzo lo approfondirò sicuramente. Ehi, come un fakiro che pesta una tracina. Faccio un frontale se ti vede in macchina lei. Così fissata col cazzo che si è preso un coke. Eh sì, mamma mia. Le tematiche, santo Dio, secondo. Certamente non è roba conscious rap sto pezzo, però sta roba. Mio brother ci dorme la notte. Sogno un bauto che spaccia cara la schiena con quel roditore. Si guarda allo specchio ma vede il suo odore. Nascosto nell'ombra gli scrive parole. Se c'ho la grida. Ecco, questo è Carbrave, questo tipo di Carbrave a me non mi piace. Mi piaceva quello del pezzo di prima che ho fatto sentire prima, ad esempio, no? Cioè. La dovrei parte sa che giochiamo alla polizia. Però, tanto no, questo pezzo fosse anche a base che c'è più di tanto, quindi vabbè, andiamo avanti. Ecco, andiamo a uno dei pezzi che mi è piaciuto di più, che mi ha colpito di più, che è quello di Bebba, che già conoscevo, anche se è un'altra che non ho ascoltato più di tanto, devo ammettere, devo rifarmi un sacco di roba, perché diciamo che con la nuova scuola abbastanza un po' di difficoltà di approccio, che il commerciale è abbastanza difficilmente riesco a farmelo calare, però questo pezzo è. Ehi, dice figa e poi forse ti dice brava. La fai scena muta, asciugati la bava. Anche se cado sono. Ma solo aprendosi a questi momenti puoi sentire. Una repare. Voglio farvi sentire una parte Come me. Sai quando tieni lontano qualcuno che ti vuole bene? Solo perché vuole dirti qualcosa che non puoi sentire. La verità. È lo stesso che facciamo con noi stessi. Perché guardarsi allo specchio fa paura. Beh, non vado oltre perché poi tutta la frase dovete sentirvela. Wimbledon, il pezzo, poi su Genius ve lo leggete, non ve lo posso far sentire se no cascasso la minchia su sto cazzo di copyright. Andiamo alla prossima! Questo è il pezzo che mi è piaciuto di più, anche e soprattutto per questo che ha detto, e le frasi che sono successive che non vi posso far sentire. Pyrex! Dennis Rodman. Bella Red Bull, bella Dodo, Jimmy 7 Hunt, la Il gang. buon Pyrex, il migliore della DPG. Sempre la gang. Si può dire, ecco. Non si infama, R1 Roma Centro, Free Vegeta.
Se a wow, vai, Paris, Prince. Ok, sto swaggando Rick Owens. Cash di ogni colore, sto guidando un Transformer. Dark Rockstar, Dennis Rodman. Per come la Guinness parlo. Bellissimo, bellissimo questo pezzo, bello cupo. Bello cupo, Branda Pyrex. The best of the BG. Adesso andiamo a Bionponizzi subito immediatamente perché... Ah no, scusate. Questo è il pezzo che non mi è piaciuto, questo draft. Non può sempre piovere, una stella è sempre sola perché pensa sola a splendere. Sì, questo mi fece proprio schifo come pezzo. Schifo nel senso... prima che qualcuno mi assalga dicendo... Non mi è piaciuto. Andiamo a Santa Bannata del mio Bionponizzi, wewe. Bellissimo. Molto tra il pizzicato e il riot, quindi mi è piaciuto. Però vabbè, c'è il buon Marra. Ti scoppio ventricolo, guarda tu pure ridicolo. Più mi hanno detto che c'è il pacco piccolo. Prima mi vuole, poi mi vuole molto. Ma devo ammettere che le stanno così bene i miei soldi. Vai dalla vasca. 64 pari di paura. Venezuela di quei pechegno. Ti manderai in cantiere, oppure in pasto in terra. Manco mi stai sul carro, qua in busto, se fake news. Marrakesh e quei pechegno sono i goats, come dicono da qualche altra parte. Non per me, naturalmente. Ma... oddio, io non ho dei goats. Ce n'ho più di uno, forse anche loro due. Dai, mettiamoli, che io c'ho più preferiti, lasciate perdere. Il mio secondo cognome è Denaro Matteo Messina. Fra questa tipa mi prega. Bastano 12, questi non sanno parlare. È soltanto una scusa se usano dei codici, nana. Mezzo spot di Lazza, buon pezzo, a me non mi piace Lazza, in generale, no. Ah, non riesco proprio... Mi smartiti, mi chiedo se qualcosa non lo sapessi, il mio trafatto è pari... C'è qualcosa in Lazza che non riesce a farmelo apprezzare, non riesce proprio, boh. Continuo a non capire cosa sia, onestamente, però non lo so. Andiamo a... anche se... no... la prima volta che ho sentito Lazza era il Ricco Mai, il fit di Acom Axos e Mitridate. Era carino, però... no, non lo so, ragazzi. Non lo so. Poi però lo sai che magari mi piacciono più altri artisti che magari sono anche meno bravi in teoria di Lazza. 64 bar di vittoria, l'ultimo pezzo con Marrakesh. Ricchezza che Dio la manda, scende dal cielo come la manna, minchia la venti come il flamenco, meriterei il premio strega solo per il pezzo su quella strega. Dunque, questo album ha ben pochi difetti. Allora, soggettivamente, i pezzi che mi sono piaciuti meno, questo qua di Blanco e quest'altro di Stosina. Poi ho... è roba bella, pompante, piace belle le basi elettroniche che hanno fatto, e... roba buona, roba della nuova scuola, faccio quella rima. Devo dire che per mio gusto personale, come ho detto, vabbè, signori, Non vi ricordo che comunque state parlando con uno che comunque, per quanto ami tutto il rap, la preferenza rimane nel diciamo purismo, anche se non sono un purista, dato che vi ho appena detto che questo che ho appena ascoltato mi è piaciuto assai, questo abbiamo appena ascoltato. Però lo so. Niente, in realtà mi è piaciuto tutto, senza che cerco difetti quasi per forza. Sì, certo, quel paio di pezzi, ma a parte quelli là, magari poi col tempo piaceranno di più, o comunque li approfondivo un po' meglio alcuni artisti. Voi che ne pensate? Vi è piaciuto? A me sì, assai. È roba che di pompa, proprio. Potamara, no? Perché... però... rap è bello poi così, perché... il rap forse è nato, no, non è nato, è anche stato, è anche un po' tamarro. Poi naturalmente nacque come, ce lo ricordiamo noi, Conscious e Hardcore. Vabbè.
Detto questo, vi auguro una buona giornata, fatemi sapere cosa avete pensato. Fatemi sapere cosa avete pensato, se siete arrivati a questo punto di questo video. Iscrivetevi al canale, condividete, commentate, bla bla bla. Ciao.